d'attualità, cioè a breve io vedo, diciamo, non so nemmeno scenari, vedo delle azioni di politica economica che viaggiano su un sentiero obbligato. Allora, deficit PIL tendenziale nel 2023 3,4%. NADEF uscita qualche giorno fa e documento programmatico di bilancio. Da qui dobbiamo partire. 3,4%. Su questo numero si andrà a innestare la legge di bilancio del governo. Allora, guardate che non ci vuole chissà quale scienza raffinata. Minimo, ci devono mettere 60 miliardi, perché 40 è già il trascinamento delle misure del governo Draghi che cessano di essere efficaci tra novembre e dicembre. Allora, tra 40 giorni, ecco perché io ho difficoltà a parlare, regge l'euro, il default, vado proprio sull'operativo di domani mattina. Tra 40 giorni ci sarà un governo italiano che dovrà scegliere tra dire agli italiani: guardate che partivamo dal 3,4%, Bruxelles ci fa fare 2 punti di deficit PIL in più, andiamo al 5-5,5. 2 punti di PIL, di deficit PIL sono 35 miliardi, 40, va. Sono niente, niente. Opzione A. Opzione B, gliene mettiamo su altri 2, 3, quelli che ci vogliono. E qui bisogna vedere, diciamolo, bisogna tirare fuori le palle. Cosa significa? Mettere mano ai crediti fiscali. Cioè, quei 3 punti, 2 o 3 punti aggiuntivi, tu li puoi fare solo in un modo. Cosa fai? Fai dei benefici in termini di imposte. Dai dei benefici in termini di spesa pubblica, che fino a quando circolano, è chiaro che non impattano sul deficit in termini di cassa soprattutto. Cioè, se io sono titolare di un credito d'imposta e continuo a cederlo, fino a quando nella catena di cessione non c'è qualcuno che va dallo Stato e dice: guarda, io ho un debito d'imposta nei tuoi confronti, lo compensiamo, in quel momento il bilancio dello Stato viene impattato. Fino a quel momento circola, e qualcuno vuole farci una riflessione sul fatto che una delle più grandi operazioni di politica economica del governo Draghi è stato quello di bloccare le cessioni dei crediti edilizi. Li hanno massacrati quei crediti, stanno ripartendo a fatica da qualche giorno. Ma perché? È l'unica via d'uscita. E guardate che io poi sto vedendo che la circolazione comincia a fatica ad esserci. È vero, cioè diventa un mezzo di pagamento non obbligatorio per legge, perché altrimenti violerebbe la esclusiva della moneta legale, ma accettato comunemente. Allora, tra 40 giorni dovremo prendere una decisione del genere. E se il governo si presentasse agli italiani, come ha scritto il Fondo Monetario Internazionale, io poi domani uscirà un pezzo in cui vado a fare queste analisi, il Fondo Monetario Internazionale ha previsto per l'Italia un deficit PIL nel 23 del 3,9%. Signori, chiudiamo, chiudiamola. Col 3,9 tu non reggi nulla, non reggi il gas, ma nemmeno a 100 euro megawattora lo reggi. A quel punto ci diranno di no? Secondo me, l'unico motivo che dovrà trovare il governo italiano per esistere sarà quello di prendere quella strada. E in quegli ambienti là mi risulta che il tema dei crediti fiscali è molto, molto ben ascoltato. Quegli ambienti là, dico quelli di chi ha vinto le elezioni. E non ne stanno parlando e ne parlano poco, perché se vuoi difendere una trincea, non farla vedere, no? Io, anzi, e ci aggiungo pure un ulteriore, chiamiamolo idea, nulla di originale. I crediti fiscali ovviamente si riferiscono a decisioni aggiuntive di spesa in prima battuta, ma con Fabio ne abbiamo scritto, ne abbiamo parlato, non sto dicendo nulla di originale.
Ma attenzione, c'è lo stock di debito dello Stato verso i fornitori che può diventare credito fiscale. Cioè, quindi parliamo dello stock già accumulato e delle ulteriori azioni di spesa o di riduzione di imposte. Non vedo altro. Dopodiché, non sono affatto in condizioni di pensare a cosa potrebbe accadere se ci dicessero di no. Cioè no, dovete fare il 5% massimo, fine. Col 5% ancora di più. Non andiamo da nessuna parte. Ma qui torniamo poi a quello che dissi la volta scorsa. Quel 26% è quello, è come... Cioè, volatile, ecco. Non trovo il paragone giusto. Ma oggi c'è, domani non c'è. Come il mago Silva, no? Ve lo ricordate? Ta-ta, carta vince, carta perde, sparisce. Sì, insalabì. Evaporerà pure quel 26%.